Adesso arriviamo all'altro tema che è il controllo della lingua. Questo riguarda in particolare, no, riguarda tutti, dai, no, non via appena le fonne. Magari riguardasse appena loro. Ricordate una cosa, fratelli carissimi, ognuno deve essere pronto ad ascoltare, ma lento a parlare, lento a lasciarsi prendere dalla collera. Pronto, lento. Chi è in collera non può compiere ciò che è giusto secondo Dio, e lei era. No? Quando reagiamo d'istinto, perché toccati qualcosa che, sul vivo, qualcosa che ci scoccia, difficilmente ci ricordiamo l'amor di Dio, l'amor del prossimo in quel momento lì. È vero o no? Si spara a zero certe volte. Si dicono delle cose, si fanno delle cose come oddio, fai mai! Fai mai! Perciò liberatevi da tutto ciò che è sporco e cattivo. E qui è molto saggio. Perché se io nel mio cuore mi tengo dentro, mi cullo, mi nutro sentimenti di rivalità, sentimenti di superiorità, di orgoglio, sentimenti di rabbia, eccetera, 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 nel momento del nervus, de ferro a tutto, è vero o no? Perdo il controllo e vram! Se normalmente cerco di tenere dentro sentimenti di serenità, sentimenti di perdono, sentimenti di accoglienza, sentimenti di relativizzazione di tante cose, se metto lui davvero al centro, nel momento del nervus, e gli era fuori l'argoto, ma di meno, è vero o no? Di meno. Quindi più riusciamo ad avere il controllo di noi stessi, quotidiano, più anche nel momento di capocciata, insomma, Dobbiamo essere santi. infatti, è vero, né? Dopo del tutto, del tutto, del tutto è un po' difficile riuscire a esserlo. Cioè, per noi è impossibile, per noi. Lui è capace di farlo. Però, che poi essere santi vuol dire vivere in amicizia con lui, né? È vero o no? Dovremmo essere più entusiasti. Sapete cosa vuol dire la parola entusiasmo, né? Cosa vuol dire? Di più, la parola è entusiasmo, cosa vuol dire? Chi si ricorda? È fatta di tre parole greche. En, zeos, einai. Bravo, essere in Dio. Essere in Dio, aver Dio dentro. Come cristiani dovremmo essere più entusiasti. Forse la santità nostra è quella di essere testimoni di serenità e di speranza in un mondo dove di serenità ce n'è molto poca e di speranza ancora di meno, tutto sommato. Perché? Perché Lui è dentro, non perché siamo bravi. Cioè la santità e l'essere bravi e robe che non sempre vanno a braccetto, diciamo, ecco, insomma, ecco. Comunque dovete essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare. E poi continua, perciò liberatevi da tutto ciò che è sporco e cattivo e siate pronti ad accogliere quella parola che Dio fa crescere nel vostro cuore e che ha il potere di portarvi alla salvezza. E che parola è? Eh? Che parola è? Gesù Cristo, il Vangelo, quello che stiamo leggendo. Quindi quel lenti a parlare, ma soprattutto tra le tante cose, anche ascoltare l'altro ci mancherebbe, ma soprattutto ascoltare la sua parola. Ed è una cosa che 25 anni fa, quando ero a Roma, avevo conosciuto un prete marchigiano che stava studiando alla Gregoriana, stava specializzando in teologia biblica. E un giorno mi ha spedito, ero rientrato a Brescia, e mi ha spedito la sua tesi di laurea. Era su questa frase di Giacomo: lenti a parlare, pronti ad ascoltare. Dove quelle lenti a parlare, sapete di cosa parlava? Nella preghiera. Stiamo attenti a come prego. Attenti quando si prega a mia, che poi richiama anche una frase di Gesù. Cosa dice Gesù prima del Padre nostro nel Vangelo di Matteo? Chi si ricorda? Bravo! Non sprecate parole come fanno i pagani, i quali credono di essere ascoltati a forza di parole, no? Ti imbriaga il bene parole che vuole la fissa due volte ascolto. No, quel lenti a parlare, diciamo, più che lenti a parlare tra di noi, da 250 o 300 pagine, tutto cose vuol dire essere lenti a parlare nel pregare. E dice quel tipo di preghiera che a noi non è del tutto sconosciuta, ma non è congeniale, non è molte volte abituale, che è più che parlare, è ascoltare, imparare a pregare il Vangelo, la Bibbia, la parola di Dio. E quelle parole invece che sentirle rivolte a Lui, sentirle da Lui rivolte a noi, per cui no, si ascolta. E già quello è preghiera. Non è preghiera solo il nostro parlare, è preghiera anche l'ascoltare, è preghiera il silenzio, il contemplare. E se noi viviamo davvero la preghiera, diventa preghiera anche il fare. O no? Lenti a parlare. E poi, ecco, l'ultimo tema che affronta, che notate l'ultimo nell'indice, sarà il primo poi nel corpo della lettera, il rapporto fede-opere. Non ingannate voi stessi, non raccontatevela più di tanto. E voi sapete che noi siamo bravi a raccontarcela, né?
o non so voi, messo che sono bravo a raccontarmi la sua età, non so se capita anche a voi, non ingannate voi stessi, non contentatevi di ascoltare la parola di Dio, cioè ascoltare nel senso di sentirla con le orecchie, non accontentarsi di sentirla, ma mettetela anche in pratica. Chi ascolta la parola ma non la mette in pratica è simile a uno che si guarda allo specchio, vede la sua faccia così com'è, ma poi se ne va e subito dimentica com'era. Se era nè, se era sporse, se era giù, se era sbagliato, se era il caldo, se era storto. Se invece chi esamina attentamente e osserva con fedeltà la legge perfetta di Dio, la quale ci porta alla libertà, costui non si accontenta di ascoltare la parola di Dio per poi dimenticarla, ma la mette in pratica. Per questo egli sarà beato in tutto quello che fa. Se uno crede di essere religioso, ma poi non sa ritornare alla lingua adesso, no? Ma non sa frenare la propria lingua, è un illuso. La sua religione non vale niente. Terribile, eh? Dura, eh?